È luglio, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Luca 18:8. Viviamo per fede? In almeno quattro occasioni la parola di Dio usa l'espressione «il giusto vivrà per fede», riferita ai credenti che hanno conosciuto Dio e vivono per la sua gloria. La scrittura, inoltre, afferma che senza fede è impossibile piacere a Dio e che la fede viene dall'udire la parola di Cristo. Da questo possiamo concludere che la fede è una componente indispensabile per chi desidera conoscere Dio e vuole gustare ogni suo bene. Se sei un credente, sei chiamato a vivere il tuo rapporto di comunione con Dio per fede. Essa deve essere riposta nella persona, nell'opera di Cristo e nella parola di Dio. Chiediamoci con onestà e sincerità se abbiamo fede in Dio per quello che Lui è, se la nostra fiducia in Lui rimane inalterata anche nelle difficoltà che incontriamo nel corso della nostra esistenza. La fede ci fa credere l'impossibile, ci fa vedere l'invisibile, ci fa sperare l'insperabile, ma ricordiamoci sempre le parole di Gesù: «Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra?»